Mognano, oggi qua con il presidente della COP Il Seme, Marco Martinelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco, ci spieghi questo bellissimo progetto che nasce proprio per dare anche una piena valorizzazione a questo luogo che è a Sagnino e che è di proprietà del Comune. Esattamente, sì, questo è un luogo storico di proprietà del Comune, è un luogo storicamente legato alla disabilità. Recentemente con il Comune abbiamo coprogettato questo luogo in un'ottica differente, quindi conferendogli diciamo tutta una potenzialità legata all'inserimento lavorativo. Quindi in questo luogo abbiamo realizzato dei percorsi di formazione al lavoro e inserimento lavorativo che hanno coinvolto in questa fase due persone con disabilità segnalate dal Comune di Como e dai servizi sociali, che hanno fatto un percorso che ha dato anche come diciamo esito positivo quello di riconnotare un po' questo luogo e diciamo potenziarne la fruibilità anche per i visitatori o anche in una chiave didattica. Questo perché diciamo, abbiamo creato dei piccoli strumenti e delle piccole accorgimenti tecnologici che rendono questo luogo un po' parlante, capace di raccontarsi. Ecco, e allora questo è il totem, giusto Marco? Esattamente. Dove sono rappresentati due percorsi, uno si chiama percorso Morgan. Esatto, che è un po' più dedicato. Non c'entra nulla al cantante. No. Assolutamente. E l'altro sia percorso gesso. Esatto, selezionando il percorso vedete che abbiamo l'indicazione del percorso da seguire. Lungo il da dove siamo in questo momento fino e poi si sale in e quindi esatto, e i visitatori anche in autonomia possono percorrerlo. Lungo il percorso ci sono tutti i QR code, ho visto. Bravissimo. Questo è un lavoro molto bello, tra l'altro fatto anche come attività a parte dei ragazzi, quindi di inserimento importante, che però è anche utile perché ci sono spiegate le caratteristiche delle varie essenze, arboree piuttosto che degli alberi. Assolutamente. Bel lavoro. Bel lavoro. Quindi è diciamo un successo, oggi è un luogo che è più aperto alla comunità e anche grazie proprio al protagonismo delle persone con disabilità che hanno realizzato questo, diciamo, questo importante percorso che ha portato questo luogo a cambiare un po' faccia. Connotazione diversa, come detto, e anche inclusione. Usiamo anche questo termine, direi più che mai valido questo termine. Assolutamente, assolutamente. Cioè, il progetto credo sia. Assolutamente, il valore di fondo che è davvero l'ingaggio su cui noi e il Comune di Como ci siamo davvero trovati completamente in sintonia è proprio il pensiero per cui la diversità può essere un'opportunità più che un ostacolo. No? Esatto. E quindi anche le abilità diverse, anche talora come dire latenti o potenziali, se accompagnate, seguite nel modo giusto, se diciamo sostenute dagli strumenti corretti, se come dire alimentate da una fiducia comune, possono davvero sbocciare e portare la persona alla dimensione del lavoro. Questo a beneficio di tutti, a beneficio della collettività, con un risparmio della spesa sociale e soprattutto con percorsi di emancipazione e di soddisfazione per la persona che non resta più relegata alla dimensione assistenziale. Ecco, l'ultima cosa è diciamo che qui alle Serre di Mognano si può anche venire a vedere questi percorsi. Assolutamente. No? È una cosa che tutti possono venire, sperimentarli, verificarli direttamente. Il percorso Gelso non è per persone con disabilità perché c'è una piccola rampa, quindi è difficile. Esatto, anche l'altro percorso invece sì. Esatto, è proprio riferito invece più rivolto alle scuole, quindi più in piano. Più in piano. Quindi rinuncia a una parte un po' panoramica, invece molto bella, perché qui c'è una visione sul lago e sulla città interessante, però ecco è più tranquillo, più pianeggiante, va bene anche per persone con disabilità. Quindi sì, questo luogo diventa, e lo è patrimonio della comunità, è patrimonio della città e da oggi può essere fruito in un modo diverso. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie, davvero. Grazie.